5-4-3. Bene, adesso vediamo con voi gli ultimi elementi per quanto riguarda l'analisi grammaticale. Molto semplici sono le interazioni con le esclamazioni. Concluso questo argomento, noi avremo tutti gli elementi a disposizione per fare la classica analisi grammaticale. Vi darò degli esercizi di analisi grammaticale, magari con un documento dove vi spiegherò anche come svolgerla, ma ne abbiamo parlato già anche in classe. Allora, l'interazione è molto semplice da capire. Sono quelle parti, soprattutto, che vanno utilizzate nel discorso orale, vocale. Se in un discorso diretto è presentato sul testo, devono essere inserite, si parla anche di lingua scritta, e sono quelle parti del discorso, anch'esse invariabili, che hanno lo scopo di dare una connotazione ulteriore a quello che viene detto. E sono semplici da ricordare, anche perché molte di esse non hanno nemmeno un significato proprio in italiano. Possono essere uffa, ai, ahimè, è, come, boh, e sono di uso comune. Nella lingua italiana scritta, per dare più chiaramente il loro significato, viene usata la punteggiatura. Quando c'è una situazione di stupore, si utilizza il punto esclamativo. Quando c'è una situazione di dubbio, e quindi è come se la frase fosse interrotta, si usano i puntini, e se invece si pone una domanda, se è un interrogativo, si pone il punto di domanda. E questo lo trovate a pagina 332, trovate queste spiegazioni. Nella lingua parlata invece, nell'utilizzo orale, il significato proprio di queste interazioni è dato dal tono di voce. Se ha un tono che caratterizza stupore, l'interazione rappresenta lo stupore. Se ha un tono che indica il dubbio, rappresenta il dubbio. E quindi nella lingua scritta bisogna porre attenzione a quello che lo scrivente vuole esprimere, perché parlandone, utilizzando la voce, è chiaro il senso. Nello scritto non è così, e dal momento che l'analisi grammaticale la facciamo sui testi scritti, per capire fino in fondo il significato di questa interazione dovete leggere il testo e capire che cosa si vuole indicare. Le interazioni si distinguono in base alla forma e sono tre: quelle definite proprie, che sono rappresentate da parole singole che non hanno significato proprio, e quindi possono essere a, e, o, bo, ma, parole che da sole non hanno significato e sono quelle definite proprie. Poi abbiamo quelle, vi faccio un esempio così ci capiamo, per esempio, ehi, mi stai ascoltando? Questo ehi, la parola singola, non ha un significato proprio, però è una vera e propria interazione, esclamazione, e prende il nome di interazione propria. Poi abbiamo le improprie, che sono costituite da parole che hanno un significato, ma vengono utilizzate come esclamazione, e quindi possono essere accidenti, maledizione, bravo, ottimo, coraggio. Sono parole che da sole hanno un senso, però accompagnate da un punto esclamativo o da un tentativo di sottolineare qualcosa di specifico, vengono definite interazioni improprie, tipo coraggio, sono quasi arrivati, oppure bravo, hai svolto bene questo compito. Questo è l'esempio. E poi abbiamo quello dell'ultimo caso, che vengono chiamate propriamente, più che interazioni, vengono chiamate locuzioni interiettive o esclamative, è un po' difficile da ricordare, però potete anche chiamare semplicemente locuzioni esclamative, e sono composte da più di una parola queste, rispetto invece alle proprie, che possono essere sempre parole che hanno significato sicuramente, santo cielo, al fuoco, all'altro, oppure anche più di due parole, per esempio per amor del cielo, guai a te. Sono questi i significati. Sostanzialmente, per fare degli esercizi e capire bene, potete fare gli esercizi dall'1 al 7, a pagina 334-335. È veramente un argomento molto semplice questo. E poi trovate sempre la tabella a pagina 336. Fatto questo, abbiamo completato tutti gli argomenti di grammatica. Quindi, durante la settimana vi metterò delle frasi di cui fare l'analisi grammaticale, e qualche giorno dopo vi metterò le soluzioni perché possiate controllare di aver svolto correttamente gli esercizi. Nelle prossime lezioni inizieremo a fare l'analisi logica, ma ci sarà tempo.
Un saluto e buona giornata.